Tensione ai funerali del motociclista di Bari morto in un incidente mentre era inseguito dalle forze dell'ordine. Ci sono anche minacce nei confronti dei carabinieri. In sella alle moto hanno scortato la bara fino al carcere di Bari e lo hanno fatto contromano. Un gesto eclatante che ha lasciato sgomenti automobilisti e passanti, ma soprattutto che ha scatenato le polemiche in città e non solo. Per capire cosa è accaduto bisogna tornare alla notte tra mercoledì e giovedì, quando il 27enne Christian Di Gioia ha perso la vita andandosi a schiantare con la sua moto al termine di un cavalcavia imboccato a tutta velocità. Un incidente che sarebbe avvenuto dopo che i carabinieri gli avevano intimato un alt non rispettato. Ancora prima della cerimonia funebre si è scatenato l'inferno sui social. Gli stessi familiari di Di Gioia hanno minacciato le forze dell'ordine accusandole di omicidio. C'è chi si è spinto a dire che la moto sia stata speronata nell'inseguimento, ma dai rilievi non risulta alcun coinvolgimento di altri mezzi. La cittadinanza non approva episodi di questo genere e prende le distanze. Che a Bari ci fosse la criminalità organizzata è un fatto, diciamo, acclarato. Nel caso specifico so che le indagini stanno, diciamo, cercando di accertare a tutto campo come si sono svolti i fatti, ma naturalmente, siccome la mia è un'ottica di prevenzione che guarda al futuro, è evidente che episodi del genere non verranno tollerati e verranno prese le contromisure per evitare che si verifichino. Il corteo dopo il funerale si è spinto fino al carcere per permettere un saluto alla bara da parte di un parente detenuto. I quotidiani locali hanno parlato di una scena degna di Gomorra, immagini che appartengono a un simbolismo criminale preoccupante, ha commentato il sindaco De Caro. Magistratura e forze dell'ordine sono già al lavoro.